È iniziata con la visita alle SAE del 91enne Raffaele Marsili e di Giuseppina, 14 anni assieme, la cerimonia di consegna delle 18 soluzioni abitative in emergenza a Pieve Torina, in località Le Piane. Con le 22 già assegnate, gli abitanti dell'8A hanno ricevuto le prime abitazioni. Sono intervenuti il commissario straordinario per la ricostruzione, Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e l'assessore regionale, Angelo Sciapichetti, oltre al sindaco, Alessandro Gentilucci. Oggi è l'inizio di tante belle giornate, tenete duro, stiamo mettendocela tutta per aiutarvi, ha detto la De Micheli ai terremotati che ricevevano le chiavi delle casette. Il commissario ha poi ricordato le tre priorità della ricostruzione: interpretazione univoca delle norme, riqualificazione dei luoghi che creano comunità, rilancio economico delle aree terremotate per assicurare il loro futuro. Sono intervenute nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al sisma per rimuovere le situazioni di rischio, per porre in sicurezza le aree terremotate, per puntellare le abitazioni pericolanti ed evitare situazioni di pericolo, maggiori danni a persone o a cose. È passato un anno, ma le imprese edili che hanno provveduto a garantire tutto questo nella fase dell'emergenza attendono ancora di essere liquidate dai comuni per le loro prestazioni. O meglio, la Regione ha liquidato ai comuni il 70% delle somme certificate per la messa in sicurezza di immobili pubblici e di abitazioni private pericolanti che ricadevano su strade comunali. All'appello manca ancora il 30%. Inoltre, alcuni comuni, pur avendo ricevuto l'anticipo, non hanno ancora provveduto a pagare le imprese. Secondo CNA Costruzioni Marche, uno dei motivi per i ritardi nell'avvio della ricostruzione leggera è proprio dovuto alla mancata garanzia di una completa copertura finanziaria e soprattutto di tempi di pagamento molto dilazionati, con il rischio di strozzare ancora di più le imprese locali.